Ciao da Noemi, avete voglia di scatenare la vostra playlist di Spotify? Volete portare la festa ovunque andiate? Allora quello che vi serve è una cassa Bluetooth. E se non sapete come sceglierne una, non preoccupatevi, sono qui per voi. Vediamo assieme 5 punti da tenere in considerazione durante il vostro acquisto. Numero 1. Connettività. Oltre al Bluetooth, la cassa può avere altri ingressi, ad esempio il classico ingresso AUX o porta USB per chiavette. Anche il tipo di tecnologia Bluetooth che supporta è importante. Le casse più complete forniscono diversi tipi di connettività. Numero 2. Qualità del suono. Questo parametro molto tecnico va a considerare che tipo di componenti sono presenti all'interno della cassa. Se non siete degli esperti di audio, potreste comunque controllare la potenza misurata in watt delle casse. Più è alta la potenza, più potrai scatenarti al ritmo dei tuoi brani preferiti. Numero 3. Autonomia e ricarica. È importante controllare la capacità della batteria della cassa che si sta comprando. Vedere come e in quanto tempo si ricarica. Capire se ci sono diverse modalità di utilizzo che garantiscono una maggiore autonomia. Tutti questi fattori sono davvero importantissimi per un prodotto standalone. Numero 4. Raggio di azione. Dato che userete queste casse spesso a distanza, magari collegandole al cellulare, è importante considerare il loro raggio di comunicazione Bluetooth massimo. Solitamente varia dai 10 ai 30 metri, ma alcune casse garantiscono un'ottima ricezione anche per distanze maggiori. Numero 5. Design. Dovete verificare che la forma e le dimensioni della cassa siano adeguate all'utilizzo che volete farne. Vi sono casse di tutte le dimensioni, da quelle tascabili da usare in giro a quelle più ingombranti create appositamente per i cantieri. Potete scegliere tra una vasta gamma di casse Bluetooth sul sito bpmpower.com. Il link è questo sotto in descrizione. Se il video vi è stato utile, mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e lasciateci un commento. Ciao e alla prossima!